Alberto Frick Antoni. Yeah! Senti tu il tuo gruppo, hai questo microfono, da questo è quello tarato, sì, i TV dicono quello è tarato, sì, giustamente dici. Tarato, il microfono è tarato, molto giusto e molto coerente. Senti, io così mi farei piacere sentire quella canzone che ho sentito prima delle prove, sì, che è una canzone che rivolge ai giovani soprattutto. Ai giovani, alle mamme dei giovani, alle mamme, esatto, anche perché questa sera noi vorremmo, noi tutti del posto, vorremmo consegnare a Francesco Baccini la tessera di Ribelle 2010. Grazie, un onore dal maestro. Estendibile alla mamma del Ribelle. Anche mia mamma, adesso la chiamo. Volentieri, è giovanissima. Volentieri. E vogliamo introdurre la pianista classica, Alessandra Mostacci. Sarà un set di musica classica, giusto? Sì, sì. Musica da camera. Sì, noi siamo passati alla musica da camera, nel senso che suoniamo, ci costringono a suonare solo in camera, il tinello, e non in nessun altro luogo. Grazie per l'ospitalità. Ti lascio grazie, il parto. Grazie per questo palco. Roberto Frick Antoni, yeah! Grazie per questo palco. Data la mia presenza oscenico, devo dire, e che dire, prima di stasera Francesco Baccini era musicista credibile, come dire, omologabile, da stasera è soprattutto un ribelle e vorremmo regalare a lui e alla mamma questa canzone insieme alla band di Francesco, e che ha per titolo Sono un ribelle, virgola, mamma. Grazie. Alessandra Mostacci. Per Francesco. Pronto? Passami la mamma, lo so che ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente, no. Guarda mamma, non mi è successo niente, ma stanotte non torno né a dormire, no mamma, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male, e dormo fuori e non farmela pesare. Sai, c'è un posto qui a casa degli amici, dai, parla forte, non capisco cosa dici tutti insieme. We'll be right back.
ricordi dal comitato della fiera di San Lazzaro, la tessera di Ribelle, Roberto Fritz Antoni, yes! Alessandra Mostacci, complimenti. No, a lei. È bravo questo uomo, mi piace. Senza alcun, naturalmente, riferimento nella diversità. Guarda, io la tessera me la metto qua. Non ci sarebbe nulla di male. La tessera, dove hai messo la tessera? Giustamente, era il posto. Era giusta. Un po' ci contavo. Francesco Vaccini.